Ok, salve a tutti ed eccoci qua per una nuova sfida su chess.com, un'altra partita live, vediamo a che tempo sarà possibile giocarla, speravo in 10 minuti a testa o qualcosa del genere, vediamo un po' se si trova qualcuno di papabile. Ok, Frank B. Gambit, 10 minuti. Vediamo, stavolta vi stupisco con effetti speciali, non gioco la Karokan. Ah, gambetto di re, addirittura. Allora, qui ci sarà un po' da pensare perché non sono abituato a questo tipo di aperture. E ci abbiamo quindi questo simpatico alfiere in C4. Non vedo se donna H5. Non vedo problemi, direi si può cominciare a sviluppare tranquillamente. Cavalli. Così si impedisce anche l'eventuale spinta del pedone. Ora, vediamo. Vediamo un po' se ci lascia fare i nostri giochetti con comodo. Ok. Se sviluppo l'alfiere mi schianta. No. Direi di no. Proviamo a sviluppare quest'alfiere. Magari qui. Eventualmente per cambiarlo sul cavallo, se fosse il caso. Ok, ora mi attacca questo pedoncino. Boh, ma beh, intanto gli procuro un po' di danno alla struttura pedonale. In questo modo lui ricattura e quindi rimane questo pedone isolato. E a questo punto, proviamo un po' a aprire. Forse è meglio arroccare prima, eh? Sì, dai. Siamo più sicuri. Ok, si perde questo pedone, ma non ci sono problemi. Perché a questo punto credo si possa anche cominciare a aprire la situazione, visto che c'è ancora il re aperto nel mezzo. Ok, quindi suppongo questa. Catturare in D5 di cavallo, sì. Minaccia allo stesso tempo qui, il re è sempre allo scoperto e ora potrebbe essere quasi l'ora di, vediamo, suppongo arrocchi, però non si sa mai, si potrebbe anche dire di prendere la colonna E con scacco. Anche questo alfiere può essere opportunamente sviluppato qua. Altrimenti, c'è questo pedone tipo donna C5 scacco e prendo pedone. Poi questo alfiere si svilupperà dopo. Vediamo. Ok, re nell'angolo, quindi pedone è mio, non vedo problemi di sorta. Ah già, giusto. Ok, c'è verso di rifarsi su questo alfiere. Subito. Vabbè, chiudiamo il cavallo, va?
Poi ora si minaccia di attaccare di scoperta l'alfiere con qualche mossa di cavallo. Vediamo un po' come reagisce. Lui vorrebbe far fuori questo pedone e noi si spinge così è sufficientemente protetto. Ah. Ora ci minaccia la regina. Andrà mossa, suppongo. E qui mi sembra abbastanza sicuro, dove non ci sono attacchi diretti di nessun pezzo, è ancora una posizione centrale, quindi ok. Vediamo un po' di si potrebbe porre questa torre in C8, quindi scacciando l'alfiere e poi si, una volta che il cavallo si è mosso, si mira al pedone C2. Allora, vediamo un po', alfiere per cavallo, se torre per alfiere c'è questo doppio di cavallo D4, quindi dovrà prendere di pedone, gli si scompone possibilmente la struttura pedonale. Ok, non l'ha visto. Spero di aver fatto i conti giusti. Sì, non c'è verso e guadagni tempi, almeno spero. Vediamo un po' dove va, chi muoverà. Se inchiodasse, ah sì, non c'è problema, anche alfiere F2 non funziona. Ah, addirittura, vabbè, prendiamo la torre. Si scompiglia anche la struttura pedonale davanti al re avversario. Bon, prendiamo un po' di colonne aperte, vediamo che succede. Vediamo se vuole cambiare le donne, così si semplifica, visto che siamo in vantaggio di materiale. Non credo che accetterà. E infatti, difende anche questo pedone, giustamente. Ok, quindi il prossimo bersaglio è questo pedone. Proviamo a far entrare le torri sulla colonna E, sperando di fare il più danno possibile. Ovviamente si minaccia anche la cattura di questo pedone, perché questo pedone qui è inchiodato. Donna per C4. Teniamo d'occhio il corridoio in fondo perché potrà essere deleterio. Ok, via, torri su colonna e
Ups. Non sapevo c'era questa inchiodatura. Vediamo se se ne esce. Si può controinchiodare l'alfiere, probabilmente, sì. Ma meno male, è andata bene questa. Perso del materiale per caso. Sempre solito, vabbè, spostiamo la torre allora. Manco dall'alfiere, ovviamente se ne fregherà alla grande. Sì. Spinge pedone. Infatti, ok, è ora che si combina. Ah, sì, in effetti l'alfiere è inchiodato, quindi si prende, poi non è che ci sono pericoli. No, direi di no. Anche se torre 3 si può spingere, direi. Ah, davvero, davvero. Sì, ok, ora non posso prendere. Ah, potrei anche prendere il pedone, in effetti. Perché no? Tanto rientro di torre in caso. Sì, avevo paura del corridoio, matto del corridoio, ma tanto posso rientrare di torre. E direi che potrebbe essere loro, anzi, ehi là. Sì, via. Ok, prende il pedone. Prende questo, minacciando matto. Si riminaccia matto. C'è ancora 2 minuti, si può giocare con calma. Oddio. Beh, deve risolvere il problema del matto, là, non so, non saprei neanche io come. Probabilmente, non so, torre B1. Ok, risolviamoci il problema del matto di corridoio e poi se ne riparla. Che abbiamo appena dato una casa di fuga al nostro re, quindi possiamo anche decidere di spostare le torri a inchiodare tipo gli alfieri. Direi che qui l'inchiodatura è abbastanza inevitabile. Sposta il re, poi sfrutto l'inchiodatura, può difendere di torre. Infatti. E qui che si fa? Proviamo a molestare la torre, vediamo che succede. Non credo sia stata un'ottima idea. Infatti.
Vediamo se stavolta ci riesce di sfruttare questo alfiere inchiodato. Direi che ci se ne frega, si cambia tutto e con questi due pedoni col cavolo che vince. Ok, ora deve scegliere quale dei due pedoni fermare, che ha abbandonato. Sì, no, potevo già cambiare molto prima, non mi è venuto in mente, peccato. Semplificare il finale in un finale con due pedoni di vantaggio, addirittura tre prima. Vabbè, avrei potuto insomma catturare l'alfiere in F2 sì, molto prima. Bene, ok, quindi spero ne abbiate tratto qualcosa, alla prossima.